densa della massa dalla velocità, che è un po' diversa da questa. Hanno tutte la stessa caratteristica, quando V tende a C va da infinito, però sono leggermente diverse tra loro. E questo è il modello di Abraham. Lorentz invece arriva a questa formula perché lui non può accettare questo modello qua, perché Lorentz è quello che pochi anni prima gli ha fatto vedere che una distribuzione di carica che ha una certa configurazione da ferma nell'etere, se si muove nell'etere si strizza, e quindi ovviamente l'elettrone di Lorentz si deve strizzare, deve essere deformabile. L'elettrone di Lorentz, che è una sferetta, diciamo, riposo dell'etere, se si mette in moto diventa un disco, si dice, un ellissoide di rivoluzione, cioè si deve appiattire e subire la contrazione di Lorentz, per forza, se no non sono più buone le equazioni di trasformazione e va al diavolo tutta questa spiegazione qua sopra. Quindi Lorentz ammette che l'elettrone, il suo elettrone sia deformabile, sottoposto alle sue leggi di trasformazione, e la formula che gli viene fuori, mettendosi in tutto, per la inerzia elettromagnetica del suo elettrone è questa famosa cosa qua. Naturalmente questa cosa non piace ai teorici dell'elettromagnetismo puro, perché mentre con un modello rigido di elettrone tu puoi dire la stabilità dell'elettrone è un fatto suo, è un'ipotesi, ma con questo non lo puoi fare. Se l'elettrone si può deformare, allora si può deformare, e allora mi devi spiegare come fa a stare insieme. E per farlo stare insieme devo ficcarci dentro per forza un collante, cioè una forza di qualche tipo che lo tiene insieme, e questa forza non può essere di tipo elettromagnetico. E quindi questa teoria non è una teoria interamente elettromagnetica, cosa che invece volevano i giovani teorici arrabbiati. E quindi c'è un problema di scegliere, insomma, ci sono varie opzioni teoriche sul terreno. Questo accade nel 1905. Intanto Einstein, che 8-8, sta scrivendo il suo lavoro che passa pressoché completamente inosservato all'epoca, salvo che qualcuno lo cita, ma siccome, come sappiamo, nel lavoro di Einstein vengono fuori le stesse trasformazioni e le stesse equazioni che in Lorentz, la gente comincia a chiamarla la teoria di Lorentz-Einstein, non avendo capito rigorosamente niente di quanto siano radicalmente diverse l'una dall'altra, perché formalmente danno le stesse previsioni. Quindi questa è la formula di Lorentz-Einstein, ma poi Einstein non gli piaceva niente sta roba, e qui invece c'è la formula di Abraham. Vabbè, a questo punto ci risiamo. Allora abbiamo due formule diverse per l'andamento della velocità in funzione della massa, che sono due, rifiamo l'esperimento e vediamo quale delle due fitta meglio i dati sperimentali. Sempre l'ottimo Kaufmann, che è il più bravo di tutti a fare ste cose, nel 1906 rifà l'esperimento, stavolta per discriminare, avendo dei dati sperimentali precisi, quale delle due formule, quella di Lorentz-Einstein o quella di Abraham, è quella giusta, e quindi qual è il modello giusto e quindi qual è la teoria buona. E il risultato che Kaufmann annuncia nel 1906 è che i dati sperimentali sono in pieno accordo con la formula di Abraham e incompatibili con la formula di Lorentz-Einstein. A questo punto succede un'ira di Dio, perché naturalmente succede un papocchio, perché che succede? Al solito, cioè, allora, se fosse questa qua andasse presa alla lettera, vorrebbe dire, prendiamo la teoria di Lorentz-Einstein, la butta a mare, la teoria buona è questa. Ovviamente nulla di tutto ciò accade. La faccio breve, nel 1906, poco dopo l'annuncio dei risultati di Kaufmann, c'è quella che si chiamava la riunione annuale dei scienziati tedeschi, c'era una grande riunione annuale in cui poi divisi per sezioni e si discutevano i problemi scientifici del momento. Una delle sessioni della classe di fisica è dedicata alla discussione dei risultati di Kaufmann letti nell'ottica del problema del principio di relatività, l'etere, l'elettrone, eccetera. Chi fa da introduzione, lo speaker, chi introduce il discorso è Planck. E Planck è uno che aveva capito che questo ragazzetto che si chiamava Einstein forse qualcosa c'era, insomma. E allora che fa Planck? Si mette lì, spiega, presenta i dati e poi comincia a fare le bucce al lavoro sperimentale di Kaufmann. Allora fa notare che qua forse il margine d'errore si è giocato un po' troppo stretto e là ha sottovalutato un certo effetto che porterebbe a una discrepanza dei valori sperimentali di un certo tipo, e qui insomma a finale del discorso è Kaufmann ha sovrastimato l'accuratezza dei suoi dati, in realtà
l'incertezza sperimentale non permette in alcun modo ancora di distinguere tra questa e questa, perché dati gli errori sperimentali sono tutte troppo buone ancora, cioè non ci possiamo fare niente. E a quel punto succede una cosa che è una chicca meravigliosa, perché ci sono tutti, a parte Einstein, perché Einstein all'epoca non era ancora, era ancora impiegato con l'ufficio Brevetti, quindi non andava ai convegni perché non era un accademico, ma ci sono tutti, c'è Wilhelm Wien, c'è Sommerfeld, c'è Minkowski, c'è Planck, c'è Abraham, c'è Bucher, c'è Kaufmann, c'è tutta la creme della fisica teorica e sperimentale tedesca. E nasce, se comincia la discussione, e a un certo punto diventa chiarissimo che il problema è cosa ci piace di più, come idea, visto che tutto è ancora sul terreno. Ma è bello perché qualcuno dice, ci sono due opzioni chiaramente, o optiamo per la teoria alla Lorentz, che vuol dire facciamo salvo il principio di relatività nel senso di Lorentz Poincaré, e però porca miseria ci tocca accettare una teoria dell'elettrone che non è puramente elettromagnetica, oppure vogliamo una teoria tutta elettromagnetica, allora accettiamo il modello di Abraham, e se questo non è del tutto compatibile con il principio di relatività, chi se ne frega, è più importante quell'altra cosa. E c'è qualcuno che lo dice esplicito, dice, guardate signori, qui è chiaro, Planck l'ha fatto vedere, i dati sperimentali non permettono di decidere, qui è un problema di decidere qual è la teoria che vorremmo avere che ci piace di più. Allora è molto chiaro da quello che scrivete di scegliere tra il principio di relatività, intendendosi la teoria di Lorentz, e la teoria puramente elettromagnetica. È chiaro da quello che si è discusso qui che chi ha più di 40 anni è a favore del principio di relatività e chi ha meno di 40 anni è a favore del modello elettromagnetico. Cioè che è una chicca stupenda, perché mi dice che all'epoca quelli che erano convinti di stare facendo la rivoluzione scientifica sono questi, non quelli. Quello è un vecchio babbione che è attaccato a questo accidente dell'idea dell'etere, del principio dell'eccetera, non vuole capire che invece siamo sul bordo della principale rivoluzione scientifica mai fatta, che è una fondazione interamente elettromagnetica della fisica. Tutti i babbioni andate al diavolo, noi siamo i giovani che stanno facendo. Chi dice queste cose è Sommerfeld, che ha 37 anni all'epoca del congresso e che due anni dopo diventa uno dei più accesi relativisti, e quindi si frega da solo perché non aveva ancora fatto 40 anni, a 39 anni cambia campo e perché nel frattempo succedono tutta una serie di cose. Ma la cosa è bellissima perché dice proprio insomma che è uno spasso, cioè la percezione all'epoca di cosa è la novità in fisica teorica è completamente alterata rispetto alla nostra percezione a posteriori, quando sono successe tutta una serie di altre cose dopo. Le altre cose che sono successe naturalmente sono che due anni dopo qualcuno rifà l'esperimento, Bucher era un altro di questi, e stavolta dice che invece no, va bene la formula quell'altra. Allora arriva Minkowski e fa, ve l'avevo detto io, perché Minkowski è quello che invece gli piaceva lo spazio-tempo quadridimensionale, quello che inventa lui il formalismo quadridimensionale per raccontare le trasformazioni di Lorentz, eccetera. E dice, ma io lo sapevo che non poteva essere che così, perché quell'altra roba lì è una porcheria schifosa, insomma, non va bene quella roba. Naturalmente il risultato è che anche lì, il risultato da questo punto di vista è che non esistono, che io sappia, almeno fino al 1950, misure dirette della variazione della inerzia longitudinale trasversale dell'elettrone in funzione della velocità che permettono di dire se è meglio questa o questa. Naturalmente a questo punto è un esercizio puramente accademico, perché sono successe una serie di altre cose che hanno fatto sì che la relatività, cioè modo non lorenziano però di intendere questa roba, è diventata. E quello che succede dopo però, capite, è che se uno sapete tutta questa storia, dopo succede che qualcuno riprende la teoria di Lorentz-Einstein e si comincia a capire che quella di Lorentz è una cosa e quella di Einstein è un'altra, ed è Planck che lo fa, è Planck che scrive l'invariante dinamico E quadro meno P quadro C quadro, Einstein non l'ha mai scritta quella roba, l'ha scritta da qualcun altro al posto suo. La relatività ristretta come la codifichiamo oggi non è mai scritta in nessun lavoro, è il risultato di un processo storico, pure quello, dentro il quale c'è anche il fatto che siccome questa era la massa di Lorentz-Einstein, qualcuno, Lewis e Tolman nel 1910, scrivono un manuale di relatività e dicono, ah vedete allora, da quantità di moto,
è mv notoriamente, no? E continua ad essere mv anche in relatività, solo che la massa in relatività è questa cosa qui che perde con la velocità, e quindi è nata questa manfrina infinita in cui ci siamo tirati dietro fino all'altro ieri la massa che dipende dalla velocità qua dentro, che è un'eredità di una fisica pre-einsteiniana che, con una storia complicata che ho provato a raccontare molto rapidamente, si è infilata qua dentro e ce la ritroviamo ancora con tutti i papocchi di cui si parlava la volta scorsa, che adesso sono forse ancora più confusi quanto non fossero un discorso, ma il gioco è questo, insomma, se non è questo. Cioè, con ciò sia cosa che c'è tempo per 5-10 minuti di chiacchiere, questo ricordo che prendo il pennarello, e poi mi sa che lo dobbiamo andare, quindi io mi fermerei qua, perché più o meno, diciamo, la storia ovviamente non finisce, però questo è tutto il retroterra che c'è dietro, e era un po' per dare un'idea che il lavoro di Einstein, che è quello di cui abbiamo parlato invece le volte scorse, casca dentro questo ambiente in cui però si incrosta con tutta sta roba che sta intorno, e il risultato è fuori la storia, poi macina tutto insieme, vanno avanti in cicocò, ci ritroviamo con la contrazione di Lorentz, con le masse dipendenti alla velocità, con eccetera, eccetera, eccetera. Però bello della storia è questo. Stesi. No, io ci vediamo quindi. Per parlare di che? Quantistica. Ma questo è il capitolo prossimo, lo facciamo un'altra volta. Se lo fa, garantito, però prendiamoci un po' di tempo. Che cosa è quantistica? No, quantistica, ho capito, è un'altra serie di 7 serate. Si può fare, si può fare. Però l'anno prossimo. Questo è un problema. Intanto studiate qualche vintello, giuro che vintello. Invece un libro sulla storia. Su queste cose? Sì. Un libro accessibile? Accessibile. È una bella domanda, perché non c'è. Perché io ho cercato tanto, però. Ci sono ogni testi di storia della fisica che però sono tosti. Cioè, Miller, Einstein's Theory of Relativity, eccetera, eccetera. Ma molto alto così, 450 pagine in inglese, tutti i conti di questa roba, un testo però non leggibile, da specialisti di fisica e di storia della fisica, su due particolari. Io francamente i libri che raccontino questa storia in maniera, appunto, non facendo santini, però a livello qualitativo accessibile, io francamente non ne conosco. È un motivo per scrivere. Lo sapevo che andavo. Sì, potrebbe essere. È un contributo alla cultura. Perché ci sono un sacco, ovviamente esiste un mare di letteratura, sì, sulla storia, sulla relatività e sulle sue origini. Ma per esempio alcune cose sì, se uno prende il libro La biografia di Einstein scritta da Paris, La sottile del signore, no? Probabilmente non c'è tutta questa roba, però sicuramente Paris è uno che la fisica e la storia la sa abbastanza bene, non ce l'ho presente, ma credo che sia, però non è un libro specifico su questa vicenda, è una biografia di Einstein in cui ovviamente ci saranno alcune di queste cose, ma è un testo dedicato, diciamo, alle origini della relatività, insomma, secondo questa chiave che mette insieme queste cose che ho raccontato. Ma secondo te quello è? Infatti è il problema che ho quando me lo chiedono gli studenti del corso di storia della fisica, insomma, che in effetti non c'è. Cioè si può ricostruire tutto questo mettendo insieme tanto materiale preso da qua e da là, però vabbè, questo è una cosa che puoi chiedere allo studente che deve fare l'esame di storia della fisica, ma non è un lavoro di addirittura facile, diciamo. Ma secondo te qual è il motivo culturale per cui è stato fatto questo approfondimento, che è cruciale, fondamentale, perché chiarisce la non interessa a nessuno. Ai fisici non interessa, fondamentalmente, perché se tu racconti questa cosa, cioè, questa è un vecchio, no, è una bella domanda, adesso non discutere, ma il problema è la storia, insomma, i fisici se ne sono sempre raccontati, i fisici, tipica, adesso dico una cosa, esagero, però per capirsi. Gli scienziati in genere, insomma, tendono a raccontarsi la storia della loro disciplina in modo da far vedere attraverso quali geniali pensate sono stati uccisi gli errori e si è arrivati alla verità, che è quella che sappiamo oggi. Allora non ti racconteranno mai questa storia,
perché questa storia ti dice che non è vero che l'etere è un pregiudizio metafisico, è una brillante teoria scientifica che però poi è andata superata perché sono successe una serie di cose, che l'esperimento di Masherson non ha dimostrato, come si scrive ancora e raccontano i fisici, che l'etere non esiste, ma manco per niente, tanto è quello che è stato brillantemente spiegato nell'ambito della teoria dell'etere. Ma siccome tu devi convincere gli studenti e i tuoi esponenti che l'etere non c'è, perché in realtà la teoria giusta è quella lì, allora ti costruisci questa storia lineare, tutta carina, perché tutto va insieme, e quindi queste cose della massa elettromagnetica, rottami del passato, ma chi se ne frega naturalmente, no? E da un certo punto di vista, tu puoi addestrare un giovane teorico a fare conti di relatività, ma è anche giusto che non gli racconti questa storia, che gliene frega di sapere qual era il problema della massa elettromagnetica nel 1890. Lui deve imparare che il quadro meno più quadro c quadro uguale a quadro c alla quarta, e poi ci faccio i conti e ci calcolo le sezioni di tutto dei processi ad alta energia. Allora, questo è quello che voglio. Però resta l'interesse per la storia, che invece dovrebbe, ma che a volte è ortogonale all'interesse per maneggiare e addestrare tecniche, diciamo, e quindi c'è un rapporto di amore e odio delle comunità scientifiche con la storia della disciplina, perché da una parte la esaltano, perché la storia della disciplina serve a far vedere quanto siamo stati bravi e come siamo diventati bravi oggi, però per fare questa operazione in modo lineare la storia che ti devi raccontare è presa in giro, e quindi uno storico, tra l'altro uno storico della scienza che fa lo storico dentro un dipartimento scientifico è un cane schizzoide, perché essendo parte di tutte e due queste cose deve ovviamente navigare mediando tra una cosa e l'altra, che non è sempre semplicissimo. Poi dopo naturalmente questo dipende, sono situazioni e situazioni, ma Roma è un posto bello da questo punto di vista, perché c'ha anche lì una storia, sensibile alla storia, e quindi in altre comunità scientifiche nella storia è stata fatta carne di porco pur di farla diventare semplicemente la dimostrazione di come si è questa categoria dell'errore sistematicamente usato nel raccontare la storia, no? Era sbagliata la teoria di Lorenz, non significa niente, era sbagliata. Oggi nessuno ci va a piglia più noi, perché abbiamo imparato a fare cose in un altro modo, ma usare la categoria retrospettiva dell'errore, del giusto e dello sbagliato, per leggere quello che facevano questi 100 anni fa, ci fa capire niente. Però allora meschi un po' di quelli che insomma è un po' occhio, però è divertente per questo. E va bene. Pappa dai, anche perché qui devono chiudere. Thank you.